Allora, Giovanni, questa è la pizza che presenterai a un pizzaiolo tedesco in Germania e al quale lancio la sfida. La sfida è lanciata, quindi lanciamo questa sfida a un pizzaiolo tedesco. Naturalmente dovremo trovare una pizzeria che ci possa preparare questa pizza, e vorrei che tu mi descrivessi. Allora, innanzitutto ovviamente la prima differenza che troveremo tra qua e la Germania è che in Germania non hanno fogne a legna, quindi diffido che il pizzaiolo tedesco possa riuscire a fare una pizza del genere, anche perché la prima sfida è trovare un forno a legna. Esatto. Poi la seconda sfida, se vogliamo fare una gara delle sfide, è quella che diciamo questo impasto è un impasto a lunga e doppia lievitazione senza lievito, è crescito naturale. Quindi è un impasto un po' particolare che non penso i tedeschi siano in grado di saper fare. I tedeschi magari sanno fare la Volkswagen, ma la pizza non penso. Seconda sfida, lievito. Allora, terza sfida, ovviamente i condimenti. Pomodorini del Vesuvio, e in Germania il Vesuvio non c'è. Mozzarella di bufala aversana, che abbiamo solo noi. E da quest'altro con olio Evo, extravergine. Quindi dall'altra parte abbiamo prosciutto crudo di Parma, che forse in Germania riusciranno a trovare, perché il prosciutto magari non è campano, non è napoletano e quindi non riescono a trovarlo, le scaglie di grana padano e la rucola selvatica. Il tutto diciamo decorato da queste ciliegine di bufala sempre aversane. Dopo la descrizione di Enrico Porzo, adesso ci tocca fare questo sacrificio e assaggiare questa pizza e lanciare la sfida a un pizzaiolo tedesco, mi auguro un pizzaiolo tedesco napoletano. Primo ingrediente, abbiamo detto, bocconcini. Ottimo. Abbiamo dell'insalata condita con un olio extravergine, sto distruggendo la pizza ma dovrò farlo. Ottima. E al prosciutto. Vediamo un attimo, signore, la sfida è una cosa seria. Sarà dura in Germania. Signori tedeschi, sarà molto dura. Potremmo trovare un pizzaiolo napoletano, vedi? Sì, possiamo trovarlo un pizzaiolo napoletano, però la mia diffidenza è che i forni a legna che in Germania sono non sono permessi, quindi diciamo l'effetto sicuramente non sarà lo stesso, perché la cottura a legna di una pizza è molto importante su questo tipo di impasto. 10 e lode, io darei questa pizza un bel 10 e lode per la scelta degli ingredienti e per la qualità dei prodotti, veramente 10 e lode. Naturalmente anche la mano del pizzaiolo è importante, tutto quello che ha spiegato Enrico. Quindi la sfida è lanciata. Germania, stiamo arrivando.